Vita Rosso è un'azienda che opera nel fashion retail, è nel segmento medio e tratta calzature e accessori B2C, opera con una rete di 150 negozi in tutta Italia di medie e grandi dimensioni, quindi un altro aspetto difficile è il fatto che gestiamo metrature importanti. Multimarca. Abbiamo anche il nostro prodotto private label, però abbiamo anche dei marchi che danno valore aggiunto e quindi utilizziamo all'interno del nostro assortimento. Un'azienda come la nostra è un'azienda molto tradizionale, quindi utilizzava i classici metodi per fare le previsioni. Far sì che tutti salgano a bordo vuol dire farli capire che non è più possibile fare come fatto fino ad oggi. E non è semplicissimo. I metodi descrittivi tradizionali sì, non potevano. Sì, allora in pratica fondamentalmente un'azienda tradizionale, che penso che però sicuramente anche voi potete condividere, il fatto di utilizzare il passato per prevedere il futuro, no? E quindi questo qua è il metodo classico che si utilizza. Ovviamente in questo momento qui si sa che è ormai obsoleto, quindi fondamentalmente ci sono due step. Uno che puoi ancora fare senza intelligenza artificiale, che è quello del metodo predittivo, quindi le previsioni che cerchi di fare con il pricing, quindi quanto il prezzo elastico rispetto proprio con l'elasticità del prezzo. Che però, che succede? Che anche questo metodo, oggi come oggi, visto che quello che valeva oggi domani non vale più, non è più efficace come una volta, quindi è necessario passare a questo famoso metodo prescrittivo. Che cosa vuol dire? Che in pratica utilizzi il presente per il presente, cioè utilizzi il feedback che ti viene dal mercato per avere l'input corretto e autocorreggere la tua previsione successiva. E quindi fondamentalmente non hai bisogno del passato, perché lavori oggi e rispetto a oggi fai la previsione del domani. Per alimentare questo data pool ti servono dati di ogni tipo, presumo. Allora sì, però diciamo che la cosa interessante è che la disruption che abbiamo avuto non impatta, perché fondamentalmente essendo che non vai a guardare il passato, tu ti autoregoli e quindi cerchi di ottimizzare e ti autocorreggi man mano, cosa che non è fattibile umanamente. Siamo riusciti ad arrivare a questo famoso sell through dell'83%, che diciamo che è un obiettivo che nelle grandi metrature è veramente difficilissimo, ma anche nelle piccole. Vendere l'83% di quello che hai comprato a fine stagione è un grandissimo risultato. Poi a farlo in queste metrature dove in realtà lo stock è visibile, perché non abbiamo magazzino, ma è visibile, vuol dire essere bravissimi a far sì che anche a livello visivo non avere i buchi. E qui entra il tema poi della logistica, della supply chain, del delivery. Qual è la media standard invece? E la media era stata al 70%, quindi 13 punti, insomma, è stato veramente un salto apocalittico. Però ovviamente abbiamo pagato in marginalità, ma perché? E perciò dico il fine. Quindi anche questo obiettivo, no, che in realtà si è raggiunto ed è stato ottimo, non è stato percepito da tutti come tale, perché bisognava fargli capire bene qual era l'obiettivo dell'azienda e qual era quali erano i vincoli accettabili per poterlo raggiungere. Prima della pandemia il nostro canale digital, insomma l'e-commerce in generale, era veramente zero, quindi da lì siamo partiti e abbiamo cercato di implementare e di fare queste vendite anche attraverso questo canale, che fino adesso ha avuto una crescita esponenziale. Cioè, considerate che nel 19 non so, era un fatturato di 1 milione, adesso è arrivato già a 5, quindi insomma in 2 anni ha avuto una crescita molto importante. Il problema qui è che l'omnicanalità, che insomma ne parliamo, è molto difficile perché ha un'interazione poi nei sistemi interni, perché dire omnicanalità vuol dire anche avere uno stock comune. Avere uno stock comune non è solo dirlo, ma è anche avere dei sistemi che fanno sì che questo stock sia visibile e sia possibile fare questi travasi anche a livello proprio informatico, no? Quindi adesso cosa succede? Che siamo arrivati a un limite massimo di gestione con un e-commerce che però fondamentalmente è un negozio, quindi è un suo stock dedicato e che quindi fondamentalmente ha i limiti dello stock dedicato.